tratta della comunicazione. Io mi ero preparato un brevissimo discorso che ho già dimenticato. Mi limito a dire che il Festival della Comunicazione, come tutti i festival, è un luogo dove si parla tanto, si chiacchiera, si discute tutto il giorno, ma è alla sera dove avvengono gli incontri più interessanti. Questa sera è forse l'occasione per un esercizio di ascolto, di una comunicazione diversa, e lo facciamo con due grandi ospiti. Uno è un carissimo amico del festival, noto e amato divulgatore scientifico, Mario Tozzi, e l'altro è, posso definirti una pietra miliare della musica italiana contemporanea? Ci proviamo? Mascassari e Mario Tozzi, le voci e i suoni della terra. Benvenuti. Sì, subito. Abbiamo deciso che vi facciamo sentire un suono, che è un suono della natura, cercando di farvi anche indovinare di che cosa si potrebbe trattare. Se potrebbe essere un suono dell'aria, della terra, dell'acqua, dei fiumi, di un oceano. Questo suono qui. Che cos'è questo suono? Un alveare. No, perché... Prego. Andiamo per elementi, quindi un suono dell'aria, della campagna, oppure potrebbe essere un suono di un elemento piuttosto vicino. Ci siamo quasi. Perché noi siamo abituati a pensare che chi abita i mari non emette suoni se non si tratta di cetacei. E invece, intraprendendo questo percorso di esplorazione che mi ha portato a conoscere delle cose incredibilmente stupefacenti, questo stupore a tappe ad un certo punto è incappato in un'informazione incredibile. Nell'oceano, che gli oceanografi chiamano l'unico grande vero oceano, esistono pesci in grado di cantare in coro. Cioè, capito, pesci che cantano. Cantare in coro con la stessa vena crepuscolare degli uccelli, cioè che si trovano in determinate ore del giorno, della sera, e cantano in coro questa cosa che sembra provenire da un disco di musica elettronica, di conceptronica attualissima. Perché a un certo punto... Ma a un certo punto ho deciso, perché qualcuno parlava di balena, di prendere il suono di una balena, il canto di una balena, e di trasformarlo in un pianoforte. E sequenzializzarlo. Diciamo, questo è il principio base del processo che mi ha portato, che è un po' la natura del nostro incontro, e poi diciamo così alla base di quello che ha generato questo album che sta dentro le pagine di questo libro, è stata un'elaborazione, una manipolazione anche molto arbitraria nel tentativo di reinterpretare diversi ecosistemi, che mi ha portato a realizzare un album presuntuosamente senza strumenti musicali. Questa cosa è avvenuta in un momento molto delicato e molto particolare, anche grazie a tutta una serie di incontri, tra i quali quello con Mario. Ecco, questo è stato veramente una molla potente per me. Quando Max mi ha mandato tramite un amico una campionatura e poi dunque il CD, l'album, e io sono rimasto folgorato, perché pur essendo per estrazione e per educazione abituato a pensare alla Terra come una specie di organismo, no? In qualche modo, comunque un pianeta che vive, molto dinamico, anche nei suoi elementi minerali, no? Meno animali, quello che ho sentito qua dentro è una cosa straordinaria. A partire da questo, qui si parla di esseri viventi animati, dunque, ma in realtà tutta la storia di questo album e poi delle parole che ho legato all'album e che sono nel libro nasce da un'esperienza di Max
fatta con qualche cosa di ancora più estremo del coro di pesci, che già lascia un po' interdetti, e cioè dal suono che emettono le rocce. E qui però devi raccontare come è andata all'inizio la storia della, della prima campionatura, della prima conoscenza con questo elemento. La premessa è che da 10 anni mi occupo di trasformare rumori e ambienti sonori in musica. Ho incominciato durante la Biennale di Arte di Venezia del 2011, mi sono trovato a collaborare ad una esposizione di arte contemporanea in vetro con artisti provenienti da tutto il mondo e mi sono lanciato in qualche modo a tradurre in musica il suono di una fornace di Murano. E ho incominciato a trasformarlo in un corpo ritmico, sono andato dove c'era il soffio del forno che cuoce a centinaia di gradi, che emetteva proprio un suono profondissimo, e ne ho realizzato una cassa, la cassa di una batteria. Proprio ho cercato, non avevo mai fatto niente di simile prima, quindi sono andato in una comfort zone e ho trasformato i suoni cristallini in elementi che risultassero un po' simili ai piatti, al charleston di una batteria, e ho costruito questa sonorizzazione che è diventata un album, eccetera, 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 utilizzando anche degli strumenti musicali. Man mano ho fatto scomparire gli strumenti musicali, ma l'elemento di riferimento per me, come per la musica di Subsonica, come per i testi che ho sempre scritto, è sempre stata la città, l'ambiente metropolitano, quei suoni che ho nelle orecchie da quando sono bambino. Fino a quando, mi verrebbe da dire 3 anni fa, ma come per tutti voi c'è questo buco nero del Covid, quindi non si capisce più il tempo recente, non si sa più conteggiare, però diciamo 3 anni fa, su l'isola di Gozo. L'isola di Gozo è un'isola sorellina di Malta. In vacanza, completamente proprio dedito al relax più totale, insieme alla mia famiglia, alla famiglia di un amico, Luca Saini, che è anche un artista visivo, che è anche un regista, che è anche un musicoterapeuta, veniamo a conoscenza del fatto che esistono delle rocce sull'isola di Gozo capaci di emettere dei suoni. Naturalmente la cosa ci incuriosisce. Parcheggiamo le famiglie situazione balneare e ci addentriamo su un'antica scogliera, cioè antica, vabbè, le scogliere sono tutte antiche, però in questo caso anticamente abitata da uomini che usavano queste rocce per qualche rituale, magari le usavano anche solo con un jukebox, come un jukebox, perché la sera non avevano molto da fare, però è già quello comunque è qualche cosa di magico. La comunità intorno a qualche cosa che suona è comunque un rituale magico, a prescindere. Incominciamo immaginando anche di trovare delle segnalazioni, qualche cosa che in qualche modo sottolineasse la natura straordinariamente curiosa di questo luogo. Invece, nel nulla più totale, su una scogliera a strapiombo, 100 metri sul mare, meravigliosa, incominciamo come due matti sotto il sole a picco a percuotere con quello che trovavamo per terra, quello che incontravamo che potesse assomigliare ad una roccia sonora. Dopo un po', una roccia incomincia a rispondere con un suono che tra l'altro ha anche alcune declinazioni armoniche proprio a seconda della superficie dei punti in cui veniva suonata. Allora decidiamo di darci una modalità di sincrono con le cuffiette del cellulare. Luca piazza una telecamera col sole negli occhi, quindi così un po' a tentoni, e incominciamo a percuotere vestiti come due scappati di casa, particolare che sarebbe trascurabile se non per quello che poi succederà dopo. Quindi cominciamo a registrare e a riprendere quello che stiamo facendo. Quando a un certo punto, pieni di tagli sulle mani, completamente arsi, senza neanche una bottiglia d'acqua, non ci eravamo portati neanche quella col sole che ci ha pestato proprio in testa tutto il pomeriggio, ci dichiariamo soddisfatti, torniamo a casa. Alla sera succede una cosa che segnerà il destino della mia attività musicale negli anni a seguire. Incomincio ad allineare su questo software che porto sempre dietro con me, su questo computer, tutte le registrazioni e provo a aprirle tutte insieme. E mi rendo conto che queste pietre, straordinariamente, anche un po' incredibilmente, ma anche un po' inspiegabilmente, infatti ho fatto molte domande anche al geologo Tozzi, in qualche modo generavano degli intervalli armonici, erano intonate tra di loro, come si trattasse di un'antica orchestra preistorica che aspettava di essere rivelata. Naturalmente questa cosa diventa subito un qualcosa che va oltre il trastullo, il gioco, la ricerca, la sperimentazione, e diventa la materia prima di un brano musicale, a tutti gli effetti il mio primo brano musicale con i suoni della natura. Questa cosa qui, poi mi interrompo subito dopo,
un anno dopo diventerà un video, ecco perché diciamo vestiti come due scappati di casa, l'avessimo saputo ci mettevamo anche un po', però abbiamo voluto mantenere proprio quell'effetto lì, quella naturalezza di quell'incontro fatto in quel primo momento. Questo video poi incuriosirà l'artista, non un artista qualsiasi, ma Michelangelo Pistoletto, che l'anno successivo mi chiederà se fosse in grado di trasformare allo stesso modo i suoni del torrente Cervo, che è il fiume di Biella dove lui abita e soprattutto dove c'è la sua grandissima fondazione Città dell'Arte, meravigliosa, per un'esposizione che avevo in mente legata all'acqua. E io gli risponderò di sì e poi incomincerò a sudare freddo, perché un conto è suonare una roccia che tutto sommato è uno strumento e un conto è trasformare il rumore di fiume in qualche cosa che lui voleva proprio così. Casacci, non voglio una roba concettuale solo con il rumore rilassante, voglio una roba proprio con un crescendo, qualcosa di orchestrale. Gli ho detto: Michelangelo, tranquillo, lo faccio, e poi da lì incomincia tutta l'avventura. No, questo punto è fondamentale per me, perché l'orchestra di pietra, capite che per un geologo, insomma, come geologo naturalmente conoscevo che esistono delle rocce che si chiamano appunto fonoliti, quindi pietre che suonano, che sono diffuse soprattutto nelle vicinanze di Roma, sono delle lave, e sono in particolare le lave con cui è costruita una gran parte dei San Pietrini di Roma e del basolato romano. Si ritiene che sia basalto, ma in realtà è un tipo specifico di lava che ha una parte fatta di queste fonoliti. Il fatto che quando si va in auto a Roma su tutti quei San Pietrini ci sia un rumore di fondo di un certo tipo, che non è lo stesso di quando vai in giro sui porfidi quarziferi, gli altri cubetti che si usano come pavimentazione stradale nel nord Italia, per esempio, dipende dal fatto che si usano queste rocce qui, che sentono quel battito del pneumatico e rispondono in questa maniera. Dunque io sono rimasto impressionato. Ma possiamo sentire le rocce che suonano? Ecco, sì, così sì. Poi insomma è stato un momento, se suonano pure le rocce. Touch. La premessa è che poi, se siete curiosi, sul mio canale YouTube ci sono tutti i video di queste cose e anche le spiegazioni di come in tutto quello che sentiremo non ci sono trucchi, non ci sono inganni, anzi ci sono trucchi ma non ci sono inganni. I trucchi li spiego proprio in questi piccoli video tutorial. E queste pietre suonano così. Straordinario, cioè da applauso proprio, veramente. Un applauso alle pietre di Gozo. Quindi capisci che è qualcosa di diverso, diciamo, da quello che uno si può immaginare. E allora ci siamo conosciuti, abbiamo cominciato a scambiarci un po' di idee su quello che poteva essere una campionatura degli ecosistemi di questo pianeta e di come possano essere sentiti, perché si esprimono in qualche maniera, diciamo così, sono indotti a esprimersi, e nella parte di testo che mi riguarda del libro li ho fatti parlare un po' in prima persona, come se fosse appunto l'acqua a parlare, ma l'incontro però si è concretizzato con il vulcano, ovviamente, perché da sempre io penso che i vulcani sono davvero un'espressione straordinaria della dinamicità del pianeta Terra. Infatti la Terra è viva perché sostanzialmente ci sono i vulcani. Considerate che l'acqua che c'è sulla Terra per l'80% origina dalle antiche eruzioni vulcaniche, e la vita si è formata fondamentalmente vicino a emissioni calde del sottosuolo, sottomarine, in tempi ancestrali. Dunque sono un po' la spia della vitalità della Terra è anche il modo in cui siamo passati dall'inorganico all'organico, grosso modo semplificando. Allora volevo forse leggere un pezzettino della cosa che ho scritto sui vulcani, e poi dopo che cosa ho fatto? Mi sono ricordato che ero stato a Stromboli alla Sciara del Fuoco a fare una cosa per la televisione,
e c'era l'eruzione in corso, una parte, diciamo, una cosa che normalmente non si può vedere bene perché ci deve andare sotto con la barca, quella arriva a mare direttamente. Noi stavamo lì per fare le riprese e dunque quei ciottoli che cadevano infuocati, quella roba che veniva giù, aveva un rumore, un ritmo, che poi lo sentiamo. Adesso però vi guardo al volo, vi leggo le prime righe di Vulcani. Qui parlo in prima persona, dunque abbiate pazienza. Siamo vulcani in eruzione, la voce della Terra. Il nostro linguaggio è indecifrabile solo per chi non sa o non vuole ascoltare il battito sincrono del proprio cuore, della natura o la voce dei sogni. Siamo fatti di rumori, quelli inconfondibili dell'eruzione, quelli delle rocce che si spaccano e rotolano lungo i nostri fianchi ripidi, quelli forse solo onirici delle nuvole che si rompono contro i nostri hornitos più alti, sono dei pinnacoli con dentro la lava in ebollizione. Siamo attrazione e timore. L'attrazione è, nello stesso tempo, anche paura, per qualche verso familiare, quanto può esserlo la natura per i popoli sapiens indigeni. Quella paura è all'origine di una maggiore capacità di dare importanza alle cose trascendenti, base di tanti riti degli indiani del nuovo continente, sincretizzati poi con altri riti pagani prima e cattolici poi. Le nostre suggestioni sono arcaiche, intrise di storia dei popoli dell'America precolombiana come i Lakota, partoriti dalla terra stessa, quindi capaci di comprenderla più degli altri. Un geologo può raccontare il percorso senza smarrire il filo delle suggestioni magiche e protostoriche. Aiutiamo a riscrivere le vicende dei popoli attraverso la scansione naturale di quei fenomeni che i sapiens chiamano catastrofi naturali, sono solo a causa della loro insensibilità. Le nostre eruzioni sono manifestazioni naturali dell'energia della terra madre e sono tipiche solo di certe regioni. O i sapiens ritornano a conviverci evitando di combatterle, inseguendo l'illusione di dominarle, oppure inevitabilmente prima o poi soccomberanno. La ragione del rapporto ormai distorto tra uomo e natura è, a pensarci bene, tutta qui, in un'illusione che assomiglia alla hubris dei greci antichi. Rimettiamo i sapiens al loro posto giusto nel mondo. Noi siamo il cuore del mondo. Da noi si può risalire non solo alla struttura fisica della Terra, ma anche al linguaggio del tempo e alla storia dell'uomo. Una suggestione antica, non solo presocratica. E da sempre siamo soprattutto mito, come nelle lotte fra i giganti ed Eracle ai campi flegrei, come nel maremoto per i minoici, come nei riti cantati ancora oggi dagli anziani dello Yucatan. Ma dove è conservata la memoria di quei miti? Chi ricorda quello di Tifone schiacciato sotto l'Etna per aver strappato i tendini a Zeus? Non è stata forse l'ultima volta che dei e uomini hanno banchettato assieme quando, per premiare Cadmo, il suo liberatore, Zeus gli concesse in sposa la dea Armonia? Noi vulcani abbiamo permesso il mito. Ecco, diciamo, poi continua, ma il racconto degli elementi è tutto in prima persona, così, e cerca di tenere insieme l'aspetto, diciamo, di conoscenza scientifica, geologica, con quello del racconto, perché poi tutte queste cose che suonano in realtà raccontano. E siccome io sono molto interessato al mito, soprattutto nella sua origine fisica, come spiegazione dei fenomeni naturali che non potevano essere spiegati altrimenti, ecco che noi ci siamo combinati bene. Sentiamo un po' di vulcano, no? Di. Io temo che il vulcano potrebbe cominciare a farli pogare eccessivamente, lo lascerei più avanti. No, perché quando mi ha detto che il vulcano è il ritmo della Terra, e si è scatenato. Per me il ritmo, è venuto fuori una specie di rave primordiale, cioè finisce come a Viterbo, però facciamo un po' più avanti. Allora forse possiamo... No, quello che se vuoi un passaggio, sempre seguendo un po' la cronistoria, però interrompimi. Eravamo rimasti alla traduzione sonora di un fiume, come si fa a trasformare fiume. Anche perché poi quello è stato, sono diventato cintura nera proprio con quel pezzo lì per forza, perché oddio, ho promesso a Michelangelo che facevo questa cosa qua, mi sono trovato ad errare con i miei microfoni intorno alle sorgenti del torrente Cervo, fino a cercare di descrivere l'ingresso del fiume in città come forza motrice dell'attività umana, del lavoro. E quindi mi sono trovato per la prima volta davvero, rispetto al processo creativo, un passo indietro, ma veramente tanto indietro, perché devo cercare anche di capire che tipo di storia raccontare. Quindi un po' sono rimasto in ascolto con le cuffie, un po' mi sono fatto raccontare della storia, e per esempio ho scoperto che intorno alle sorgenti del torrente Cervo c'erano dei siti, diciamo, di antica sacralità,
alcuni dei quali poi trasformate successivamente dalle forme della cristianità. Forse qualcuno di voi dirà qualche cosa del santuario della Madonna Nera di Europa, appartiene proprio anche in tutta evidenza a questo tipo di trasformazione. E nell'osservazione sonora, che tra l'altro è stato anche un insegnamento di vita, cioè il Sapiens che improvvisamente rimane in modalità spettatore rispetto alla maestosità della natura, è qualcosa che dovrebbe succedere un po' più spesso, no? Noi siamo veramente eccessivamente antropocentrici, lo sappiamo. In realtà lì è proprio una dimensione proprio che ti mette un po' al tuo posto e che ti regala anche una sorta di quiete molto equilibrata. Cioè, a stare al proprio posto rispetto alla natura solitamente si sta improvvisamente inaspettatamente molto bene, ci si sente molto in equilibrio. Per tornare a noi, vi farei sentire un piccolo frammento di quello che è successo con questo fiume. Inizialmente ho vocoderizzato il gorgogliare della sorgente perché ci sentivo delle voci, in effetti citando armonicamente quel suono lì, queste voci sono venute fuori in forma di voci bianche, un canto sacro che descrive proprio anche dal punto di vista narrativo la storia sonora che incomincia lì. E poi a un certo punto chiaramente mi serviva anche un elemento melodico e dopo ore e ore e ore ho visto che a un certo punto c'era da un ponte, stava sgocciolando. Ho messo un microfono di quelli che possono catturare suoni sott'acqua, un idrofono, e fra tutte le note ascoltate, le gocce ascoltate, a un certo punto ho distinto una nota. E lì ho capito che avevo già un elemento per creare uno strumento. L'altro strumento che ascolteremo brevissimamente rappresenta proprio il flusso del fiume, e quello invece l'ho catturato all'interno della Città dell'Arte, dove c'è un'opera d'arte che si chiama Una barra d'aria di Giuseppe Penone. È semplicemente una barra di plexiglass cava, e lì giocando a posarci l'orecchio ho capito che questa barra di plexiglass che bucava in qualche modo la finestra che puntava verso il fiume regalava un'armonica molto circoscritta, quindi una nota. Questa nota poi l'ho presa e l'ho intonata molto molto in basso ed è diventata proprio l'essenza stessa del flusso del fiume. Vi farei sentire questi primi momenti. Vado. Oh. Che bello che non ho messo gli occhiali. No. Eccolo qua. È diventata una percussione, questa specie di flauto, di strumento immaginario
l'ho rubato da un'altra opera di Michelangelo che si chiama L'orchestra di stracci, sono dei bollitori, quindi tecnicamente è un po' trassata, però è acqua dello stesso fiume che è bollendo, che va andando in ebollizione, dava queste note. Ma la cosa che poi racconto, poi chiudiamo con questo pezzo, che ho trovato appassionante come cosa che mi è successa come musicista, questa sorta di suono del flusso, io ci ho messo dei giorni per riuscire a capire con quanto dosaggio di frequenze basse lo volessi mantenere, perché un'eccessiva presenza di frequenze basse dava un effetto spettacolare, un po' Dolby Surround, come quelle cose da cinema, però risultava anche un po' ansiogeno. Viceversa, sottraendo troppe frequenze basse, che forse qui senza le sub si sentono pochissimo, però ce ne sono anche abbastanza nel pezzo, sottraendone troppe, il risultato era un risultato rilassante, quasi da musica, quali solitamente si associano i brani con i suoni della natura, no? La musica con cui ci si rilassa, si viaggia. E non era quella, nella complessità emotiva del brano non volevo che fosse quello l'effetto. Perché? Perché negli ultimi anni noi siamo abituati ad associare al fiume, al corso d'acqua, non tanto il rilassamento mistico dello scorrere del fiume, quanto una nota di minaccia, un senso di minaccia, perché quando il fiume esonda, il fiume può uccidere e ci può anche ricordare quali e quanti danni, vuoi per incuria o vuoi per tutta un'altra serie di questioni legate al riscaldamento del pianeta, noi stiamo provocando al nostro ambiente. E quindi volevo che quella cosa fosse presente. Quando la mattina del 3 ottobre dello scorso anno ho ricevuto una foto da Biella e da Città dell'Arte e ho capito immediatamente quello che era successo, il torrente Cervo esondando aveva fatto crollare la palazzina di Città dell'Arte che conteneva tra l'altro questa opera sonora, quindi il fiume si era riportato via tutti i suoi suoni. E chiaramente una volta sinceratomi del fatto che non ci fossero danni alle persone, in seconda battuta mi sono permesso anche di analizzare un po' la chiusura di un cerchio artistico che nasceva in quel modo lì, e a quel punto ho anche realizzato il fatto che ero contento di aver passato così tanto tempo nel fare in modo che questo brano contenesse anche quella nota minacciosa che poi nei fatti ha fatto succedere quello che è successo, insomma era portatrice anche di questo tipo di fato. Ecco, questo è un punto importante, perché uno si dovrebbe domandare perché abbiamo fatto questa roba qui. Ecco, un po' c'è questo messaggio, e cioè che, ma io stesso, insomma tutti quelli che fanno comunicazione per quello che riguarda l'ambiente, soprattutto ultimamente, ma insomma da qualche anno, non possono prescindere da toni di preoccupazione, qualche volta allarmati per quello che sta accadendo. E allora, se c'è questo tono di preoccupazione, spesso la resa della comunicazione stessa è ansiogena, come si diceva, poteva essere così. Noi invece qui abbiamo voluto fare una cosa diversa, cioè provare a riavvicinare di pancia alla madre terra, chiamiamola così, un po' in maniera un po' retorica, le persone senza avere quell'aspetto ansioso e preoccupato che qualche volta naturalmente è molto necessario, ma altre volte magari ci allontana. Proprio ci allontana anche dalla conoscenza del fenomeno fisico o dell'elemento fisico. Per questa ragione, diciamo, il progetto di questo libro, di questo scritto che accompagna le musiche della Terra, è proprio un riavvicinamento armonico, ecco, a quelle che sono le dinamiche del pianeta nei suoi declinate nei suoi elementi principali, appunto l'acqua del fiume, l'acqua del mare, prima abbiamo sentito i pesci, le rocce, eccetera. Cioè provare a fare una comunicazione sugli aspetti ambientali armonica e in qualche modo che prelude solo alla conoscenza, cioè quindi a cercare di avvicinarsi e a farsi domande su questi fenomeni qua. Questo ci sembra, penso ancora adesso, il messaggio più positivo, cioè a dire: lasciamoci incantare da questa colonna sonora del pianeta, andiamo con la mente dove la mente di ciascuno di noi porta, ma non dimentichiamoci che cos'è che ci lega, che cos'è che lega questi fenomeni e che tipo di preoccupazione c'è di fondo. Solo che ci arriviamo per una maniera di conoscenza e non di semplice allarme qualche volta troppo urticante. Questo c'è, a parte avete visto Max molto pagato, tranquillo, si mette lì a fare cose. Io invece sono più esagitato, ma insomma in qualche modo l'abbiamo rimessa insieme. Mi sono conservato un po', usando la prima persona per tutti gli elementi, l'idea di essere
insomma, di far sentire che questi elementi un po' incazzati sono, ma non più di tanto. Prima di tutto qui c'era la volontà di rifluire in un insieme armonico. Sì, oltretutto questa cosa che tu spieghi della relazione più legata allo stupore che non alla minaccia, alla preoccupazione, anche nell'estetica Marino Capitanio, che ha curato poi anche tutti i video, l'ha voluta riprendere nella realizzazione, più che altro nella copertina, questa pagina qua, creando degli oggetti che non esistono, che hanno delle fattezze naturali, che ricordano un po' l'oggettistica da Wunderkammer, dei nobili di fine Settecento, quegli oggetti delle meraviglie, perché attraverso la meraviglia, attraverso lo stupore, diciamo un po' il sottotesto di questo lavoro, noi magari riusciamo a empatizzare meglio con gli ecosistemi e con le loro fragilità e con quegli ecosistemi che dovremmo anche proteggere. Quindi è una sorta di elemento aggiuntivo rispetto a una forma di preoccupazione relativa al nostro ambiente, al nostro pianeta. Fra le tante meraviglie, fra le tante persone meravigliose che ho incontrato in questo percorso, e poi in realtà la mia parte narrativa racconta proprio di tutto quello che imparo e tutte le persone che incontro e con le quali incomincio a intrecciare un po' a instaurare un dialogo. C'è sicuramente Stefano Mancuso, che molti di voi conosceranno, è un neurofisiologo vegetale, lo si definisce comunque uno studioso dell'intelligenza delle piante, che vuol dire soprattutto intelligenza in assenza di cervello. Uno dei primi studi di Stefano Mancuso, da biologo, gli era stato commissionato uno studio sulle piante, e lui senza eccessivo trasporto aveva insomma in qualche modo svolto questo compito, facendo però subito un'intuizione che ha cambiato la sua vita. Osservava delle piante in una teca trasparente, e le radici di queste piante deviavano in presenza di un ostacolo, e dice vabbè, facile, prima di arrivare all'ostacolo. E questa è stata la domanda, cioè, non hanno occhi, come fanno? No, aspetta, scusa, ti interrompo un attimo per dire che l'esperimento di Stefano è ancora più, fa una cosa ancora più terribile. Mette un labirinto tra la radice della pianta e la fonte di approvvigionamento di zuccheri. E la radice della pianta va subito per la strada giusta e più breve attraversando il labirinto, senza assaggiarlo, è veramente impressionante. E allora, chiaramente, Come fanno? Cioè io ho avuto a disposizione Stefano Mancuso, abbiamo fatto anche lunghi viaggi, quindi lui era tipo Guantanamo, io gli facevo gli interrogatori, lui era costretto a rispondere perché stava lì. E praticamente utilizza un sistema simile a quello del sonar, cioè emettono dei suoni e le piante suonano, e questo già per me era un altro elemento di stupore enorme. Le piante suonano, le piante ascoltano anche, perché poi per direzionarsi verso le sorgenti d'acqua la frequenza del 200 Hz è quella che loro intercettano e verso la quale tendono. Le piante, gli alberi, sono fatti di una parte che è quella visibile e di altrettanta massa sotterranea che rappresenta la parte cognitiva. Allora, tutto questo per dire che a un certo punto Stefano ha deciso di farmi un regalo. Diciamo che sono arrivato alla soglia dello stalking, perché poi continuavo a dire: Stefano, me lo mandi questo suono. Lui è stato l'unico a registrare il suono che emettono le piante, non l'unico a registrarlo, perché ci sono diversi studi e anche diversi campionamenti che si trovano in natura, ma sono sempre molto sporchi, perché chiaramente il suono è davvero molto, molto flebile. Lui l'ha registrato in un ambiente anecoico, che sono quegli ambienti acusticamente protetti da ogni suono esterno, ma soprattutto che non riverberano, non hanno echi, si usano solitamente per testare i motori o gli impianti Hi-Fi. In questo ambiente anecoico lui ha registrato questo suono. La cosa incredibile è che questo suono sembra un disturbo digitale e invece è un suono che preesiste a qualsiasi presenza umana sul pianeta, non, neanche so dire tecnologica. Ed è questo suono qui. Adesso se alzo il volume lo sentiamo tutti. Questo è il suono che le piante emettono, l'impulso sonoro. Questo fa impressione, eh? Allora, chiaramente realizzare un brano musicale, che poi ho voluto anche firmare con Stefano, partendo da questo suono, non comportava un sistema un pochettino più, un metodo più elaborato rispetto al semplice campionamento, per cui da una goccia tu intoni, armonizzi, eccetera, eccetera. Ho usato, termine molto nerd, un campionatore granulare. Praticamente ho mandato in risonanza, accelerando tantissimo questo suono, fino a quando non ha emesso una risonanza di questo tipo.
altro che un basso. Facile da ottenere, un po' una specie di batteria. Però l'unico ingrediente sonoro, a parte il suono del vento tra le foglie, è questo, non ci sono altri, non ci sono altri strumenti aggiuntivi. E ho provato, partendo proprio da questo, se vogliamo sentiamo qualche secondo, a descrivere una foresta immaginata in quanto foresta, che come esteticamente la conosciamo, ma anche indagata nella parte sotterranea dove appunto svolge questa sua attività. Quindi una foresta vista un po' dall'alto, ma vista anche da sotto, in questo modo. Andiamo qua più o meno, non perdiamo troppo tempo. Questo è notevole, insomma. Sì, se lo merita. Allora, se vuoi leggo... Ci ho messo giusto un mese e mezzo, però. Ecco, per dire, no, un gran lavoro dietro. Se vuoi leggo due righe su Radici, che è un altro di questi pezzetti che ho scritto appunto in prima persona, la parte finale. Eppure... proseguo un discorso, da noi foreste, sono le foreste che parlano in prima persona, potreste imparare parecchio. Noi alberi in segreto parliamo, commerciamo e magari entriamo in conflitto gli uni con gli altri. Lo facciamo attraverso una rete di funghi. Tramite questa rete possiamo condividere molte risorse creando un sistema che i sapiens possono chiamare Wood Wide Web, non World. I più vecchi, gli alberi madre, utilizzano questa rete per fornire gli zuccheri ai più giovani, che sono in ombra, dando loro così maggiori possibilità di sopravvivenza. Quelli che stanno male o addirittura stanno morendo possono scaricare le loro risorse nella rete così da essere utilizzate dai vicini più sani. Usiamo i funghi anche per inviarci messaggi. Se veniamo attaccati possiamo rilasciare segnali chimici che, attraverso le radici, avvisano gli alberi vicini perché aumentino le proprie difese. Facciamo rete sul serio. I sapiens invece credono che la rete sia internet. Vogliamo... Come faccio io a proseguire? Da... No, questa era per vedere come abbiamo provato a mescolare questi linguaggi, che poi è la cosa più divertente, no? Di queste commistioni, cercare di trovare altri sistemi per comunicare, di fatto, per conoscere, tante cose si imparano, e per comunicare. Ma il lavoro che c'è dietro questa costruzione musicale senza strumenti, che io trovo veramente, cioè, sono rimasto davvero stupefatto. Poi, può essere anche modulata in altro modo. Avevamo pensato di fare un DJ set terra, si poteva fare qua, però non potevamo usare il live, se no ci avremmo provato. Chissà a ballare sta roba come viene. No, beh, in realtà poi questa cosa la porto live. Ovviamente non mi porto dietro i vulcani, perché la commissione di vigilanza avrebbe qualcosa da dire. I vulcani, guarda, sotto me, poi dopo li facciamo sentire. Neanche le balene, è un set elettronico, però viene poi proposto anche. E si può anche ballare, se vuoi poi possiamo anche... tutto questo avveniva, Gozzo, Michelangelo, improvvisamente dopo aver chiaramente lavorato con Michelangelo Pistoletto, questa cosa incomincia... a far scaturire tutta una serie di contatti, anche di richieste. Un contatto meraviglioso che proprio mi è stato regalato da Mario è quello con la biologa marina Maria Sole Bianco, che lavora con la Onlus World Rise, una Onlus che si occupa proprio di salvaguardia di tutto dell'ambiente marino,
e mi ha chiesto se avrei avuto voglia di provare a mettere in musica i suoni del grande oceano. E naturalmente sì, chiaramente anche lì dicendo, oddio, chissà che cosa sto dicendo. E attraverso questa Hollos mi sono arrivati tutti i suoni che abbiamo sentito prima. Ne sono arrivati tantissimi, un parco giochi, potrei farci un album solo con quei suoni marini. Tutto questo avveniva appunto mentre, tra l'altro, l'ente regionale Delta del Po, Emilia Romagna, mi chiede se potrei essere disponibile ad andare a registrare, a mettere in musica i suoni di quella zona meravigliosa. Naturalmente sì, faccio i biglietti del treno per tutta la famiglia, preparo i microfoni, arriva il lockdown e rimango chiuso in casa. Mi verranno poi spediti questi suoni, poi sono fondamentalmente suoni di uccelli, di tuoni, di vento, quindi anche suoni dell'aria. Quindi incomincio a trovarmi nella città improvvisamente bloccata, deserta, la città che per me era sempre stato l'elemento fondamentale di tutta la mia creatività, cioè l'ambiente dal quale avevo ricavato qualsiasi cosa, ma anche la musica che ascoltavo è sempre stata musica molto metropolitana. Ecco, la città in quel momento era bloccata, deserta, ce la ricordiamo tutti. Le persone erano praticamente sagome impaurite dietro le tende di casa. E benché il lockdown prospettasse un tempo infinito a disposizione per mettersi naturalmente a scrivere, l'ispirazione per scrivere le cose che scrivevo di solito non arrivava, perché comunque c'era qualche cosa di interrotto proprio alla base, le relazioni, i conflitti, cioè tutto quello che si attribuisce, che noi ricaviamo dall'ambiente urbano, non c'era, in quel momento non c'era, non suonava nessun tipo di musica. Mentre invece quando mi ritrovavo a mettere le orecchie improvvisamente, quel tipo di suono mi portava in un altrove incredibilmente pieno di energia, di vitalità, che tra l'altro era un altrove che stava riprendendo i suoi spazi, no? Durante il... Tutto questo unito anche a quell'intensità emotiva che forse ci siamo un po' dimenticati, ma quando fra qualche anno noi torneremo a questa vicenda incredibile che abbiamo vissuto in questi anni, noi torneremo esattamente lì. Perché adesso stiamo vivendo un periodo anche un po' di incoscienza, con questi stop and go, tutte le polemiche, tutto quello che siamo, che riusciamo, quel teatro che riusciamo sempre incredibilmente a mettere in scena, mentre lì in qualche modo avevamo una relazione più pura con quello che stava avvenendo. E in quei momenti lì, immaginare un restart del mondo per come lo conoscevamo, anche necessario, anche e soprattutto in relazione a un ambiente che ci stava dando dei segnali, che stava portando anche i giovani in piazza in qualche modo a tradurre in mobilitazione quei segnali e quelle preoccupazioni, beh, in qualche modo quell'argomento era un argomento invece che ispirava qualche cosa. E quindi per questo motivo, per mesi e mesi, io lo sto descrivendo, ma è un processo molto lungo, intonando i suoni degli uccelli, il cuculo, l'uccello spatola, il mare, eccetera, eccetera, è stato lì che ho pensato che si poteva provare a immaginare una musica per il mondo che avremmo trovato fuori da quella porta, e quindi avere anche forse la presunzione di fare un album, mio primo album solista peraltro, ho fatto 1000 album sempre con qualcuno, senza strumenti musicali, beh, è proprio figlio anche di quel momento. Che facciamo? Vogliamo sentire, ci manca qualche minuto, o sentiamo Vulcani? Allora sentiamo un pezzettino di Vulcani, poi se vogliamo chiudere possiamo vedere un video. Ah sì, certo. Che è una storia, la storia delle api. Allora, sì. Vulcani l'abbiamo descritto, lo sentiamo adesso. La storia delle api la possiamo un attimo introdurre. Naturalmente la questione della scomparsa delle api e il rischio connesso di interruzione della catena alimentare, che ha originato anche una campagna Save Bees and Farmers che vi invito a seguire. Il video e il brano hanno sostenuto questa campagna europea. Le api. Io non ne so nulla delle api, mi hanno sempre fatto paura da bambino, infatti non sono mai stato punto, sono sempre scappato quando c'era un'ape. Mi ritrovo invece con la musica, invece trovo un coraggio diverso, ad acquistare una tuta da apicoltore, ad andare a casa dalle aree di un apicoltore che mi racconta tutte le storie delle api. Scopro fra gli elementi sbalorditivi che le api prendono decisioni collettive danzando, che si proprio sono dei codici che indicano delle coordinate attraverso le quali la comunità deve prendere una decisione. Quindi il maggior numero di api, noi immaginiamo di poter sostituire, non dico la guerra, ma anche solo la trivialità del dibattito politico per come lo conosciamo, mettendoci un tutù e cominciando a ballare la breakdance, sarebbe meraviglioso. Abbiamo tanto da imparare dalla società delle api. Scusa, una cosa sul
l'ultima cosa che posso dire su nel libro, in questa operetta qui che abbiamo messo insieme, c'è un po' questo aspetto di riprendere il posto di Sapiens come vivente tra i viventi e non al vertice di una piramide, con i pesci prima che si esprimono, con le balene che si esprimono in un linguaggio che noi nemmeno comprendiamo. Non è che gli altri animali non comunicano, non solo comunicano, ma parlano pure, solo che i cetacei chi li capisce? Avete mai visto quelle armoniche che registrano i biologi marini? Uno stesso individuo emette sempre un primo suono che è uguale sempre per tutta la sua vita. È come se dicesse mi chiamo, che ne so, Peppino, e poi comincia a dire cose che noi semplicemente non comprendiamo. E così come l'aspetto delle api, la loro intelligenza collettiva, o delle piante che abbiamo ricordato prima, non dimentichiamo il valore degli insetti. Le api sono il secondo animale d'allevamento dopo i bovini, ma noi questo lo dimentichiamo se vogliamo vedere l'aspetto economico, no? Producono esattamente come producono gli altri animali d'allevamento, perché noi li alleviamo di fatto. Ma è riportare al centro l'importanza degli insetti e non vederli solo come fastidiosi episodi estivi, se pensiamo alle zanzare, perché questi hanno un ruolo. Ecco, questo libro è un po' a riportare il ruolo di contesto dei viventi su questo pianeta, e in questo senso le api ci raccontano questa storia. Ultima cosa che dico alle api, perché spiega anche l'aspetto musicale, che è un brano di musica barocca, perché sono rimasto affascinato dalla figura della regina, che chiaramente è l'elemento centrale di tutta la comunità, ma che comunque è anche un po' intrappolata nel suo ruolo regnante. Mi ha ricordato, cosa che scrivo nel libro, la figura della Marie Antoinette del film di Sophie Coppola, in qualche modo. E ho voluto costruire un brano di musica barocca, perché barocco, quello forse è stato l'unico pezzo per il quale il processo creativo non è stato, diciamo, non sono andato a inseguire, indirizzato moltissimo in chiave musicale questa cosa, perché barocco è la musica della monarchia, e quindi volevo raccontare la storia di questa The Queen, che è il titolo della canzone. Ma ascoltando i suoni del vulcano, in realtà in una forma inedita, non c'è nel libro, e associandolo al mito, io farei sentire questo pezzo. Ho chiesto ad Alfio Antico, musicista, costruttore di tamburi, una voce vibrante siciliana, un pastore. Quando lo chiamo dice: scusa, non ti ho risposto, stavo facendo il pane, queste cose qua. E ho chiesto se avesse avuto voglia di mettere la voce sui suoni, sul ritmo di questo rave primordiale, e lui l'ha fatto con molto piacere, e ho immaginato di farvi sentire questo, perché in qualche modo racconta proprio il timore, lo stupore umano di fronte al vulcano, allo Stromboli, quindi una voce siciliana. Quindi questo pezzo di brano è l'uomo che canta con il vulcano, fondamentalmente. A Viterbo. Stromboli, eh? La cosa che c'è sotto, sì, sono i suoni che... Questa è proprio, quell'eruzione lì, proprio, io sono affezionatissimo a questa cosa. È proprio... Il principio è lo stesso delle radici, comunque ho usato una manipolazione un po' più violenta rispetto alle altre. E
se ci vogliamo salutare con le api, o se vuoi aggiungere ancora qualcosa. No, salutiamoci pure con le api. Grazie a tutti. Grazie. Ce lo vediamo insieme. Questo è proprio quando noi registriamo, non c'era ancora il pezzo, stiamo mettendo dei microfoni nelle arnie e le api si arrabbiano moltissimo, hanno cominciato proprio a volteggiare decine di migliaia e ci stiamo muovendo molto lenti perché l'apicoltore ci ha detto muovetevi piano, sennò le api si spaventano.
Max Casacci, Mario Tozzi, Earthphonia.